chitarristi, secondi solo ai cantanti in quanto a presenza scenica sul palco, elementi immancabili che con le loro ritmiche rendono inconfondibile ogni pezzo e con i loro assoli scatenano le nostre emozioni più nascoste. Quali saranno gli X-Men preferiti dai chitarristi della nostra scena metal? Presto lo scopriremo. Master of Musicians è il nuovo format che stiamo sviluppando in 4 puntate incentrate su artisti di spicco della scena metal nostrana. In ogni puntata, suddivisa per il ruolo che i musicisti hanno all'interno delle loro band, gli chiederemo da chi sono stati maggiormente influenzati e perché. Alla fine potremo decretare, in base alle scelte fatte, una sorta di band ideale comprendente gli artisti che più sono stati nominati. Permettetemi anche oggi di ringraziare tutti coloro che si sono prestati a questo progetto. Il loro contributo è stato fondamentale ed estremamente interessante. Siamo sicuri che possa far piacere a chiunque segua la scena metal italiana conoscere i gusti e le preferenze dei nostri maggiori esponenti. In questa puntata dedicata ai chitarristi avremo niente meno che Tommy degli Extrema, Alex De Rosso, conosciuto anche ma non solo per essere stato chitarrista nei Dokkel, Andy dei Bulldozer, Pier Gonnella che tutti conosciamo, impegnato anche lui in numerosissimi progetti, SB degli Schizzo, Carmelo dei Novembre che è tornato a trovarci, Chris Laurent dei Roar Sound Studios, chitarrista presente in molteplici progetti che vanno dai primi Calvary agli attuali Ardors. Lasciamo quindi la parola a loro. Ciao a tutti, Tommy Massara degli Extrema. Mi viene chiesto quali sono i miei 3 chitarristi preferiti. Allora, vabbè, i miei 3 chitarristi preferiti di tutti i tempi sono al numero 1 in assoluto Randy Rhoads, al numero 2 Edward Van Halen e al numero 3 Steve Morse. Perché? Vabbè, Randy Rhoads perché è il chitarrista forse che più di tutti gli altri racchiude quel tipo di chitarrismo un po', diciamo, usiamo il termine un po' neoclassico, però sempre molto rock and roll, quindi una bella mistura tra i generi. Edward Van Halen perché ha assolutamente cambiato il modo, il concetto di suonare la chitarra e il chitarrista che più di tutti ci ha portato nell'era moderna del chitarrismo. E Steve Morse perché il suo modo, la sua pennata è una cosa incredibile, cioè il suo modo proprio di pennare, di fare i soli è una cosa che mi ha sempre affascinato perché non fa quasi mai legati, è tutto sempre pennato. Questi sono i miei 3 chitarristi preferiti, a voi i vostri, ciao! Ciao a tutti, sono Alex De Rosso e sono qui su invito dall'amica Elena, che saluto, per raccontarvi di quelle che sono state le mie influenze da ragazzino, quindi qualche era fa, insomma. E con la premessa che mi sono trovato coinvolto prima nelle musica delle bands, prima che dei chitarristi, e poi di conseguenza i miei chitarristi preferiti erano quelli che poi in realtà militavano nelle bands che mi davano la musica più gradevole in quel periodo da ascoltare. Quindi ecco l'elenco, che non vuole essere una classifica, ed è Eddie Van Halen, Steve Lukather dei Toto e George Lynch di Dokken. Ecco, queste sono i miei principali punti di riferimento quando nei primi anni mi sono approcciato alla musica rock. Bene, alle prossime, un caro saluto a tutti, ciao! Tra i chitarristi che mi hanno maggiormente influenzato, allora dalla metà degli anni 70 quando ho cominciato a suonare, diciamo che cito come primo personaggio Blackmore, in quanto è stato un capostipite e all'inizio è stato fondamentale per muovermi a farmi suonare. Poi diciamo verso la fine degli anni 70, non ricordo, metà anni 70 dopo Blackmore, citerei la coppia The Kiss, Ace Frehley e Paul Stanley, anche se non sono dei chitarristi dotati particolarmente o molto tecnici, però hanno dato un notevole apporto allo sviluppo della musica rock e metal in futuro. Come terzo cito Fast Eddie Clark dei Motörhead, perché anche lui non era eccelso tecnicamente, ma era veramente figo. Ciao Elena, ciao ragazzi. Ma guarda, io sono abbastanza eclettico nei gusti musicali, per cui 3 cartucce sono un po' pochine, però ci proviamo. Tra le cose che sto ascoltando ultimamente, che ho sempre ascoltato ovviamente, che mi hanno condizionato artisticamente,
stavo ascoltando poco fa il secondo album di Yngwie Malmsteen. Lui è sempre stato per me uno dei numeri uno, non solo per la sua tecnica e tutto il metal neoclassico di cui è un pochettino il padre, che ha influenzato poi praticamente tutta la mia attività nei Master Castle piuttosto che Ivan Hexa. Di lui mi ha sempre colpito l'attitudine sul palco, quindi oltre a essere un super guitar hero è anche un vero animale da palcoscenico, è il perfetto chitarrista heavy metal nei miei gusti musicali. Sullo stesso piatto della bilancia metterei Eddie Van Halen, che ho rispolverato ultimamente dietro al mio ultimo progetto strumentale. Assoli come Eruption e tutti i suoi brani più storici hanno fatto cantare generazioni di persone e hanno messo assieme, hanno fatto sognare tanto i chitarristi come me quanto tutte le persone che ascoltano rock e hard rock. Infine, spostandoci sul mio aspetto un po' più oscuro, un po' più estremo, e quindi alla mia attività ormai più che decennale con i Necrodef, citerei tra le mie influenze, tornando un po' indietro nel tempo, Jeff Dunn, ovvero Mantas. Perché? Perché nei primi album dei Venom ci sono alcuni tra i riff di chitarra più belli della storia del metal estremo, dal heavy metal, thrash, black metal, Welcome to Hell, At War with Satan. Sono dei riff che hanno fatto sognare me come qualsiasi chitarrista che li ha ascoltati all'epoca. Ciao a tutti voi di Metal Merlin e ciao anche a tutti quelli che ascoltano questo programma. Io sono SB e suono la chitarra negli Schizzo. Mi trovo in quarantena e la quarantena mi ricorda gli arresti domiciliari. Poi questo sfondo per fare questo genere di intervista mi ricorda a sua volta gli anni di Piombo, le Brigate Rosse, gli anni 70. Per alcuni bei tempi, per me sicuramente, anche perché avevamo molti anni in meno rispetto a oggi. E allora cosa dire dei miei chitarristi preferiti? Non ho chitarristi preferiti. Però ho dei chitarristi che hanno suonato in lavori per me importanti, che in quel momento erano ispirati, e che sono sicuramente per me il primo Dome La Muerte, che suonava nei CCM, un gruppo hardcore di Pisa, nel lavoro Permanent Scare. Secondo chitarrista che posso menzionare è, anche se non fa parte del nostro genere, è Roland Howard, che suonava nei Birthday Party. E poi il terzo, non meno importante degli altri per me, sicuramente è Jeff Hanneman, quando ha suonato su Rain in Blood. Saluti a tutti, ciao! Nel metal comincerei sicuramente con Patrick Mameli dei Pestilence, perché nell'album Testimony of the Ancient cambiò veramente le carte in tavola e crearono un disco incredibile con dei riff innovativi, portarono delle atmosfere jazz di musica classica, sempre rimanendo comunque nell'ambito del death metal brutale, ma creando delle orchestrazioni, creando delle atmosfere anche con tastiere, roba veramente che a quel tempo era completamente inaudita. Poi nominerei sicuramente Gregor McIntosh dei Paradise Lost, che inventò un nuovo genere nel death metal antico, nel death metal old school di fine anni 80, e lui con la sua band, i Paradise Lost, diciamo che portarono l'armonia in un genere musicale che era completamente disarmonico, privo di ogni concetto di scale, accordi, e l'album Gothic creò comunque un'atmosfera che influenzò sicuramente i Novembre in una maniera fondamentale, direi. Un po' fuori dal metal, ma sempre fondamentale, nominerei Robert Smith dei Cure. Il suo modo di suonare la chitarra e di comporre canzoni è stato veramente innovativo, oscuro, sempre riuscendo a suonare degli accordi con delle corde aperte, con i cantini, insomma un'infinita quantità di riff, di arpeggi,
che veramente comunque hanno costruito il mio background musicale. Ciao a tutti, sono Chris Loren, ho suonato per tanti anni con Cadaveria e ora faccio parte degli Ardors insieme a Mariangela De Murtas. Tra i miei chitarristi preferiti sicuramente i tre che posso menzionare sono Malmsteen, Satriani e Paul Gilbert. Malmsteen perché penso che sia il chitarrista heavy metal per eccellenza, la sua naturalezza è sicuramente quello che nel suonare quelle cose lì neoclassiche eccetera è sicuramente quello che mi ha dato più, che mi ha influenzato di più, ecco. Satriani sicuramente, oltre ad essere un grandissimo chitarrista, ma è anche un grandissimo compositore, infatti le sue canzoni te le puoi cantare benissimo anche se sono strumentali. E poi Paul Gilbert per le sue licks, per le sue, i suoi fraseggi che hanno fatto scuola, io ho imparato tantissimo da lui, quindi grazie a tutti questi grandi maestri. Ciao a tutti, mi raccomando, buona chitarra e musica a tutti. E buona musica anche da parte nostra, metal ovviamente. Abbiamo così ascoltato tutti i pareri dei nostri chitarristi ed è emerso che Eddie Van Halen con ben 3 voti è il vincitore, che si unisce quindi a Ronnie James Dio, vincitore indiscusso della prima puntata. Per scoprire chi si affiancherà a loro in veste di bassista e batterista non dovete fare altro che seguire le prossime puntate. Ringraziamo i nostri sponsor che ci stanno accompagnando in queste 4 puntate, ovvero le etichette discografiche Black Tears e Diamond Production, la prima focalizzata sul metal estremo e la seconda sul metal più classico. Le potete contattare agli indirizzi mail in descrizione per info e proposte. Ricordiamo anche che per entrambe è attivo il servizio anche in questo periodo di mail order. Potete trovare i loro cataloghi ai link che trovate sempre in descrizione. Continuate a seguirci e iscrivetevi al nostro canale.